Bruxelles ha scritto EU pilot e proprio come funziona l'inflazione europea. Prima fanno una richiesta dei chiarimenti se c'è qualcosa che non gli piace, poi fanno l'EU pilot che è il secondo documento protocollare e poi fanno l'infrazione. La prima l'hanno proprio saltata perché questa cosa qui è esageratamente inaccettabile, ma non per noi, per la legge italiana, per la Costituzione italiana. Scusa, se voi avete già presentato questa richiesta di infrazione, come mai non sta arrivando prima delle elezioni? Perché è tornata a Bruxelles per sollecitarla? Sì, la vogliamo ritirare, non ce la stanno dando perché Tajani, che mi ha fatto chiamare comunque, sta cercando di capire se riesce ancora a fare qualcosa, perché il prossimo commissario Callas ci dovrà mettere mano, ma loro interessa di temporeggiare fino alle elezioni, questa è la verità, capito? Ed è una cosa insopportabile. Ma così come è schierato, vorrei capire una cosa per capire bene la dinamica. Allora, c'era questo emendamento al mille proroghe che è passato, poi è stato bloccato perché non è stata mai ritirata, è stata sospesa l'applicazione. È stata sospesa l'applicazione, però questo emendamento è stato votato e approvato, giusto? L'emendamento è trasformato in legge. È trasformato in legge. Il 25 febbraio scorso è diventata legge, che si applica dal 1 aprile. Ok. Quindi che hanno fatto due giorni dopo le elezioni. Questo hanno fatto. Hanno fatto questo. Basta. E non vogliono sentire ragioni, stanno facendo carte false per non fare niente. Questo era l'emendamento al mille proroghe dell'anno scorso, che il 25 febbraio sono trasformati in legge. Esatto, giusto? Il 25 febbraio scorso. Quindi che succede? Che è confermato che dal 1 aprile è applicabile. Quindi non c'è tutta quella farsa che ha fatto il ministro Matteoli quando ha firmato il 10 febbraio. Quel protocollo che ha firmato non è servito a niente, non è che hanno tenuto conto di quello. Parallelamente al tavolo tecnico, la legge ha camminato, bravissimo, del decreto, legge alla fine è diventata e non ci ha pensato nessuno. Bruxelles era pronta a farlo, ma adesso c'è ancora Tajani che sta passando gli uffici a Callas e che non si decide a farci consegnare, sta facendo le pressioni che può fare, non dico che siano illegittime, dico solo che sono francamente vergognose. Così come, voglio dire, mi sembra importante capire questo fatto, l'antitrust l'estate scorsa, la conferenza Stato-Regioni un mese fa, la conferenza Stato-Regioni ha scritto al proprio presidente, al ministro Matteoli, addirittura a Tremonti, di leggere le note che avevamo fatto noi, Federnoleggio, su questo tema, perché c'è evidente la conflittualità con l'antitrust puro e semplice italiano, col titolo quinto della Costituzione, perché la titolarità legislativa è delle regioni, e oltretutto è già oggi diventata legge italiana, è confliggente col diritto italiano, cioè già la legge di oggi della regione Lazio, già oggi la legge della regione Lazio è, come dire, impedisce l'applicazione di questo benedetto mille proroghe, cioè hanno fatto un pasticcio infinito e non ne vogliono uscire fuori, perlomeno non si vogliono pronunciare prima delle elezioni, e questa è la cosa. Ma perché secondo te il sindaco è così sbilanciato a favore dei tassisti? Aspetta, posso pensare, non lo so, te che no, ti viene nel senso che so solo non lo so, 7.000 non riesco a adesso, capire. Voglio dire, no, ecco, è questo che non ha capito, perché bene che va, porta una sfiga, cioè io vorrei invitarlo a ricordarsi di Moffa della provincia, vorrei invitarlo a ricordarsi di Storace della regione, vorrei invitarlo a ricordarsi di quello che sta succedendo adesso a loro, di loro iniziativa. In più ci sta mettendo il carico da 12. Io ho mandato stamattina messaggini ad amici di Forza Italia, non del PDL, di Forza Italia, chiaro, gli dico guardate che sta a fare tutto quello che può fare per farvi perdere. Ora, tu che voterai? Io penso oggi, quello che ho dichiarato già in passato sui giornali, sto dicendo a tutta la categoria che noi questa volta non votiamo per scelta politica, perché qua ci sono regioni come la Lombardia, dove se li salva la Lega, devono votare la Lega, capito? Cioè noi in questo momento della politica non ci interessa, a noi ci serve di salvare la pelle, la categoria NCC. Quindi nel caso voterete Bonino? Assolutamente, a meno che la Polverini sulla via di Damasco rimanga fulminata insieme al suo cavalleresco sindaco e dica ho sbagliato tutto. Adesso firmo l'abrogazione, bisogna che ci contiamo, noi dobbiamo essere pronti a fare questo rischio e non è che, voglio dire, un tavolo come quello del Ministero dei Trasporti dove noi non abbiamo firmato rappresenta la categoria, rappresenta la situazione virtuale. Ma nel Lazio siete 5.000? Quanti siete? Nel Lazio sono proprio di più, 4-5.000 sono quelli che lavorano a Roma. Nel Lazio la regione lo scorso anno diceva che erano circa 9.000 imprese, come in Lombardia sono circa 7.000, quindi le due regioni principali hanno
come dire, se fate 9, 6, 15, 15.000 sono circa un terzo del tutto il totale nazionale, in Italia sono circa 45.000. Comunque 10.000 più dei tassi. Quindi 9.000 persone potrebbero votare per l'abbonino? No, i dipendenti sono almeno 11.000, le famiglie diventano almeno 33.000, diciamo. I dipendenti sono almeno 60.000. L'indotto arriviamo a 100, ma non è vero che sarà così. Noi, come è successo con Storace, un senatore di Forza Italia disse, quando eravamo più amici, proprio all'amico Giulio Aloisi, disse: oh, avete fatto un casino, avete spostato 20.000 preferenze. Ecco, questo è vero. Da 100.000 non è vero che ne passano 100.000, a 20.000 ce l'abbiamo. E peseranno.